In questo momento io sono molto 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 felice di dare una lettura di Sanremo vista da un'altra prospettiva, perché siamo collegati con Claudia Mescoli delle Edizioni Curci. Buongiorno Claudia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, grazie intanto di aver ritagliato questo spazio perché ci sono le prove, perciò mi immagino quanto sia l'impegno in queste giornate. Allora, Curci Edizioni, qual è il ruolo dell'editore in un festival? Qual è l'impegno? E come Allora, inizia? E come inizia? Perché mi interessa molto questo, come inizia l'impegno? Praticamente comincia molti mesi prima, perché le Certo. canzoni vengono scritte molto prima di essere scelte, ovviamente, e quindi il lavoro del è complicato, lungo, bellissimo, di creatività e insomma, di grande trasporto, dei confronti di musica e parole, nasce appunto tanti mesi prima, per cui i nostri autori scrivono tutta una serie di canzoni che poi dopo, nel corso dei mesi, solitamente all'inizio dell'autunno, cioè ottobre, settembre, novembre, vengono proposte agli artisti piuttosto che ai produttori e ai discografici, di Certo. modo che loro scelgano in mezzo ad un parco canzoni che ricevono ovviamente da tutti quanti gli editori, dagli autori, tranne quelli che ovviamente non no, perché sono cantautori, quindi spesso non hanno bisogno di autori esterni. E alla fine piano piano provinano svariate possibilità per arrivare poi alla scelta definitiva del brano che verrà portato a Sanremo. Quindi il lavoro dell'autore e degli editori è assolutamente antecedente a quello poi della registrazione in realtà dei brani, della realizzazione e tutto quello che consegue dopo. Quindi il nostro lavoro è prima. Curci Edizioni, in questo Sanremo 2018, insomma, vogliamo parlare del vostro carnet perché mi sembra interessante. Siamo veramente contenti, molto presenti, devo dire, e quindi insomma direi che è proprio un buon festival. E quindi, a parte che veniamo da due vittorie di 2 anni consecutivi, perché Sì, ha vinto 2 anni. Gabbani aveva dentro un coautore nostro e Sì. l'anno prima ancora gli Stadio pure, In quindi è coedizione. insomma una buona cosa, sì, certo, come edizioni. E quest'anno abbiamo Diodato con Roy Paci, sempre Sì. come coautori, perché gli autori sono Sì, tanti, certo. di Vibrazioni, perché abbiamo dentro ben Un tre bellissimo autori ritorno, delle dell'anno. vibrazioni. Io credo che il pubblico sia molto contento di rivederli. Sì, infatti, lui ha una grandissima energia, il pezzo è molto, molto radiofonico, molto bello. E poi abbiamo Pacifico che è presente con ben tre Mamma co-firme, mia. no? Anche Enzo Una. Abitabile. Esatto, bravo. Una con Enzo Abitabile e Peppe Servillo, e una con Facchinetti e Fogli e poi il bellissimo brano scritto assieme agli altri nostri autori, Bungaro e Chiodo, che è Imparare ad amarsi di Ornella Vanoni con Mamma Sandro mia, Lanzi. mamma mia. Esatto. Diciamo che è un po' la crema di questo, perché abbiamo Sì, e poi abbiamo citato, anche noi il abbiamo festival. citato veramente, boh, insomma, l'80% del buon festival, perché Esatto. abbiamo citato delle canzoni dei cantanti veramente di spessore, perciò, insomma, Curci diciamo che ne uscirà vincitore a prescindere, no? A prescindere. Allora, quando un editore si appresta a fare questo tipo di selezione, qual è la valutazione poi alla fine? Perché io dico sempre che questi sono prodotti, anche se a noi disturba un attimo pensare alla poesia, all'industria, ma qui si fabbrica un prodotto che poi viene acquistato da un cliente e che vuole gratificazione da questo acquisto. Come si Assolutamente. pesano queste scelte? Quanto è difficile? Questi mercati che cambiano, cioè adesso un prodotto in 7 anni è vecchio, un Ma prodotto. anche prima. Nella musica forse anche prima. Che difficoltà ci sono? Beh, ci sono moltissime difficoltà ovviamente proprio per la, chiamiamola obsolescenza, questa brutta parola che si usa, però insomma esiste assolutamente anche nella canzone. Quindi La licenza la d'uso. sfida è trovare senz'altro del nuovo, interessante, con una vena indie per dire, insomma tutto quello che può essere nuovo perché bisogna investire sul nuovo, però mantenendo sempre l'occhio sul fatto di trovare delle canzoni che possano rispettare, non dico degli evergreen, ma insomma delle canzoni che vanno avanti nel tempo, perché quelle ci danno ossigeno per poter finanziare tutto ciò che è nuovo. Quindi il catalogo di un editore, la Curci ha delle canzoni
del passato pazzesche, a partire da Volare, quindi da Nel Blu dipinto di blu, quindi insomma delle cose molto molto importanti. Certo. E questo, e come anche le canzoni che abbiamo in questo festival, che possono andare avanti più tempo, ci danno poi lo spazio per poter investire su giovani autori che invece ci portano delle cose che possono essere la musica del domani, e capire se fra questi poi troveremo veramente qualcuno che rimarrà e che insomma porterà avanti la categoria degli autori, che è una cosa importantissima. Sì, e curare la crescita di questi ragazzi a volte non è semplice, perché quando si è giovani poi la testa, dominare la testa di un artista non è semplice. Sì, sì, però gli autori sono dietro le quinte e fanno un lavoro diverso. Beh, sì, sì. Sono molto motivati. Sì, sì, e sì, sì. Chiaro che anche per loro è molto difficile a livello economico, perché l'introito dell'autore è sempre meno. La canzone non è di grande successo, ma normale successo. Non ha niente a che vedere con quello che prende l'artista, quindi ovviamente insomma devono seminare e lavorare molto, molto. Comunque di buoni autori ce n'è sempre più bisogno, perché poi le parole, come diceva Baglioni in queste serate, le parole arrivano e rimangono e lasciano anche un segno indelebile, a volte positivo, a volte negativo, ma l'uso della parola è veramente molto molto importante, soprattutto adesso che le immagini veramente ci martellano quotidianamente. Ascoltare attentamente una frase può veramente avere un impatto emotivo sulle persone fantastico, perciò onore a tutti i vostri autori. Io ringrazio Claudia Mescoli dalle edizioni Curci, e grazie perché ci ha dato uno spaccato molto interessante in questo vortice turbinio appunto di note, di musica e di colori, e sapere cosa c'è dietro è veramente molto importante, e grazie a tutto lo staff delle edizioni Curci. Grazie, buona giornata. Buona giornata. Buona giornata.